Qui abbiamo due varietà di cipolla, cipolla gialla e cipolla bianca. Noi andiamo a fare le cipolle fritte. Che cosa dobbiamo fare? Andiamo ad affettarle a rondelle. Possiamo decidere se fare uno spessore leggermente più alto o più fine. Io tendenzialmente preferisco lo spessore un pochino più alto, circa mezzo centimetro. Ecco, questo è lo spessore che tendenzialmente preferisco, vedete? Questo qui. Guardiamo l'altezza e poi affettiamo. E questa la dividiamo in due. Andiamo a toglierla. Così, come se dovessimo poi spingere leggermente, no? Vedete? E andiamo a toglierla. Quindi lasciamo anelli singoli o anelli doppi. Questa fate voi, insomma. Quindi i primi due tagli lo possiamo fare tenendo la cipolla in mano così. E poi dopo appoggiamo, leviamo, pareggiamo così e poi andiamo a tagliare. Sempre palmo sopra, coltello in parallelo. Ecco qua, direi che queste sono più che sufficienti per farne un bel assaggio. Ora dobbiamo andare a preparare la pastella per andare a friggere le nostre cipolle e soprattutto accendere la padella con l'olio. Della farina semplice, farina bianca, andiamo a mettere qualche cucchiaio. Ci mettiamo dentro una puntina di lievito secco, quindi neanche mezzo cucchiaino, e un po' di sale. Anche in questo caso qui non tantissimo. Facciamo amalgamare bene. Acqua gassata, fredda. La mettiamo un po'. Vedete, fa anche questa sorta di bolle. Prendiamo una semplice forchetta e cominciamo a girare così velocemente. Meno la lavoriamo, meglio è. Ma perché? Perché più noi facciamo questo lavoro, quindi più la lavoriamo, più alziamo la temperatura dell'acqua. Come vi ho detto, l'acqua deve essere praticamente congelata. Ancora un altro po' di acqua. Questa praticamente è la densità perfetta. Che cosa faccio? Prendo le cipolle e le metto dentro. Non deve essere una pastella che mi crea, come si dice, una sorta di vestito esterno, ma serve semplicemente per dare quella croccantezza, per renderle decisamente appetitose. Eccole qui. Controllo l'olio e andiamo a mettere le nostre rondelle di cipolla. Ecco, ne mettiamo intanto qualcuna. E mentre stanno cucinando, prendo un piatto, anzi, già qui, dove scolare poi la nostra frittura. Quando cominciano ad avere leggermente un colore dorato, sono già pronte per essere tolte. Cerchiamo di scolare il più possibile l'olio. E ora proseguiamo la nostra frittura. Il colore ormai c'è, quindi possiamo andare a scolare anche queste. Ecco qui. No, sono croccantissime, si sente proprio toccandole. È venuto perfettamente. Questo è l'effetto del combinato dell'acqua gassata fredda, quel pelettino di lievito. Una bella salata, non abbondantissima, e poi assaggiatele, perché avendo messo un goccio di sale anche nella pastella, è una pastella saporita. Queste sono le cipolle fritte. Buon appetito!